Abbiamo di fronte a noi l'autore di queste meraviglie di moda, Gabriele Fiorucci, giovane e diciamo emergente, no? Della moda di abiti e borse e accessori vari. Come è diventato stilista? Allora, fin da piccolissimo, diciamo, mi sono avvicinato al mondo della moda innanzitutto con il disegno, una grossa passione per il disegno. Avevo 5 anni, già disegnavo abiti e il primo concorso di moda l'ho fatto che avevo già 14 anni, ecco. Poi parallelamente ai miei studi ho fatto l'Istituto Europeo di Design e lì sono stato scelto da un grosso stilista di fama mondiale, Antonio Marras, per aiutarlo nelle sue collezioni e da lì è iniziata la mia carriera come stilista presso altri marchi, insomma, dopo averne diretti ad oggi circa 20 in Italia e all'estero, ho deciso poi di dedicarmi al mio marchio personale. Questo è il percorso in breve, insomma, della mia carriera. Ecco, questo grazioso, è un po' riduttivo, ma un bel negozio, è il primo di una lunga catena che potrebbe aprire. Sì. Ecco, e da quanto tempo c'è qui a Roma? Questo negozio in Piazza Buenos Aires, via della Regina Margherita 50, ha aperto in febbraio con la stagione estiva, appunto la primavera estate del 2010. Insieme a questo, parallelamente, ne è stato aperto un altro, sempre a Roma, in Viale Libia 83, uguale, sono insomma tutti negozi uguali perché sono giustamente dei quindi, monomarca. Quindi con queste righe in bianco uguali, e nero, con questo rosso che esplode, sì, un po' dovunque. Esatto. E questo spieghiamo ai nostri utenti internet, questa moda, diciamo, che adesso è qui esposta, si rivolge a chi personalmente? A giovani, ragazze naturalmente, o anche persone più grandi? Ma il nostro obiettivo finale è di vestire la mamma e la figlia insieme. Ah. Quando entrano insieme in boutique riescono quasi sempre a divertirsi acquistando entrambi qualcosa, e questo per noi è un grosso successo. Primo perché è un modo di farle divertire insieme, è un modo in cui per la prima volta forse si scambiano dei consigli senza avere l'una il problema dell'altra e di quello che può dire. Quindi il nostro target di riferimento comunque è la giovane donna, diciamo, anche se abbiamo clienti di tutta l'età e ci piace servirle tutte. Come per le taglie, di solito noi amiamo tanto il jersey, teniamo sempre in boutique una grossa quantità di capi in jersey perché sono delle taglie uniche che hanno delle vestibilità confortevoli e si adattano e a tutti i corpi e a tutte le età senza problemi. Fino a che taglia? Diciamo che la vestibilità che vestiamo ancora bene è la 46 e quello è il nostro. Quindi 40-46 sono i target. Perfetto. Di riferimento. Ho notato che c'è un grande cura nell'offerta dei dettagli, sì, quindi, e degli accessori, quindi sì. Borse, cinte, sì. Ecco, ce ne mostra qualcuna particolarmente, ecco. Allora, appunto, queste sono tutte delle borse, sono appunto tutti oggetti che noi abbiamo in boutique che sono studiati appunto in funzione del nostro target di pubblico e di riferimento. Abbiamo voluto anche insieme alle cinte fare sempre dei pandan come concetti di stile e soprattutto abbiamo solo personalizzato. Vediamo questa cinta particolarmente preziosa, piena sì, molto di preziosa, piena di Swarovski. Quello che è il nostro, ecco, obiettivo è anche dare un'idea, diciamo, di lusso. Sì. Servendolo come gusto, il lusso, però che sia un prodotto accessibile comunque in generale a tutti. Per i prezzi. Esatto. Allora, visto che siamo al dunque, per esempio una cinta di questo genere, quanto può costare? Questa cinta costa 38 euro. Beh, è assolutamente apprezzabile lo sforzo di poter fare un prodotto per tutti, quindi. Bene, bene, bene. Questo è uno degli abiti più importanti e fondamentalmente questi sono abiti che si riferiscono a una delle massime tendenze di questo momento, che è il militare. Noi facciamo sempre dei gruppi nel nostro negozio, ci sono dei gruppi di capi in militare e ci sono dei gruppi di capi nel floreale, che è l'altra tendenza. L'altra tendenza ancora è il jeans lavato.
E quindi tentiamo, e lo stile marinaro, che è un altro delle tendenze di questo momento. Questa borsa particolarmente brillante. Sì, questi sono appunto. Questi seguono le tendenze del momento, sono l'oro, l'argento. Sì. Cosa va più, l'oro o l'argento? Ma quest'anno è l'anno dell'oro, in realtà. Per il mio gusto personale, io sono un fautore dell'argento e del platino, però l'oro quest'anno è in gran voga. Certo. Abbiamo questa ovviamente collane laccio, sempre con Swarovski in tutti i colori. Poi abbiamo sempre nello stesso filone bracciali, maglia elastica e collier che possono eventualmente molto essere brillanti, molto che brillanti, comunque sì. Ecco, anelli, e sempre per rimanere questa in tema, questo stivaletto, questo è un portachiave, e anche per rimanere in tema sempre di tutto ciò che può essere accessorio brillante, brillanti dappertutto. Sì, che un look completo, un look completo, il più caro che si sia penso che siamo sicuramente intorno ai 300 euro, quindi, quindi il massimo per un capo per l'estate, per questo l'estate. Perché per l'inverno magari ci si può aiutare con delle pellicce, insomma, quindi allora veniamo, quindi quest'inverno che cosa proporrà? Ma quest'inverno per noi sarà un inverno molto aggressivo, che seguirà sempre la scia della stagione precedente. Ci saranno fuso di pelle, gilet di pelliccia con borchie, tenteremo di fare una donna aggressiva per affrontare un inverno lunghissimo come è stato quello quindi di quest'anno. Quindi pellicce di che colore più o meno? Ma il mio colore per l'inverno è nero. Quindi stivali. Assolutamente. Pantaloni di pelle, esatto. E pellice nera. Esatto. Gli accessori? E dobbiamo seguire a brillare. Beh, qualche con gli cosa accessori. A brillare, però qualche tono di colore, altrimenti troppo nero. Beh, diciamo che nell'inverno è sempre utile abbinare tutto con il bianco, il grigio mélange e con il rosso, che è un colore che. Allora la collezione autunno-inverno quando sarà visibile? Ma nei negozi noi di solito tentiamo di farla arrivare tra agosto e settembre, di non anticipare troppo come le firme in luglio, perché tanto queste stagioni ormai. Allora stiamo accendendo la curiosità.